E la domenica precedente a questa dedicata al rosso di Valtellina ha avuto invece un sapore completamente diverso. Stiamo parlando dell'11 settembre, una data ormai tristemente nota, che ha riportato indietro di 21 anni la memoria collettiva all'attentato appunto alle Torri Gemelle negli Stati Uniti d'America da parte dell'organizzazione terroristica di Al-Qaeda che causò la morte di 3.000 persone. Quello che non tutti sanno però è che nella stessa data, ma molti molti anni prima, precisamente nel 1973, in Cile, un colpo di Stato da parte dell'esercito e della Polizia Nazionali rovesciò il governo, l'allora governo democraticamente eletto di Salvador Allende, causando la morte di ben più persone. E allora domenica 11 settembre, ai giardini condivisi di Via Scaldasole a Milano, nell'ambito di Canti d'amore e libertà, si è parlato proprio di questo. Molte madri e padri uscirono per strada in cerca dei loro figli spariti nel nulla. Ragazzi, adolescenti che una sera erano usciti per andare all'università, al cinema e non avevano più fatto ritorno. Nessuno diceva loro che cosa poteva essere successo. Nei commissariati dicevano: qua non abbiamo nessuna registrazione, non sono stati arrestati, quindi non si sa. Molte madri e padri uscirono in cerca dei loro figli, uscirono dalle loro case, uscirono dall'utero della loro routine naturale per affrontare l'apparato repressivo più imponente della storia dei nostri paesi. Parlo di Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, Perù. I testi, scritti e interpretati dall'autore, attore ed editore Milton Fernandez, sono stati musicalmente accompagnati dal chitarrista e cantante Ángel Galcerano. Vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de pie. A luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Tra i sopravvissuti all'attentato del 1973, l'allora studentessa universitaria Marianela Vega. Lei era quel giorno, l'11 settembre, quando tutti i militari presero le strade con i mitra puntati contro chiunque, lei era all'università. Promisero a loro di poter uscire, a tutti gli studenti, che non sarebbe successo nulla. E quando sono usciti, a lei spararono in piena faccia. E vorrei che dicessi qualcosa di quel ricordo che ormai è lontano e superato. È stata una storia terribile perché quel giorno ci siamo trovati a occupare l'università, io studiavo ingegneria. E abbiamo passato la notte rinchiusi nel laboratorio di ingegneria dell'elettricità dove c'erano tante macchinarie che ci permettevano proteggerci. L'università è stata presa di mira dei militari perché era l'università più, diciamo, rivoluzionaria, per così dire, perché studiavano gratuitamente i figli di operai, si facevano tanti eventi culturali, da lì è nato l'Intilimani. Arrivava Pablo Neruda, Víctor Jara e tutti i grandi personaggi di quella epoca. Marianela ha raccontato ai nostri microfoni la sua terribile vicenda, una storia da ricordare per non dimenticare. L'11 settembre 73 sono andata alla Università Tecnica dell'Estato. Si parlava di un colpo di Stato, del quale nessuno, se non l'hai vissuto, non sai che cosa è, però noi sapevamo che dovevamo occupare l'università, solo che dopo ci siamo accorti di quello che stava succedendo perché hanno bombardato la casa centrale dell'Università Tecnica di Santiago e poi dove c'ero io era la scuola di ingegneria e ci hanno circondato militari e carabinieri. Noi non abbiamo potuto poi uscire, siamo rimasti tutto l'11 settembre dentro senza sapere come avremmo finito. E al giorno dopo ci arriva un comunicato che il nostro rettore dell'università ha parlamentato con i militari dicendo che possiamo uscire. Nel momento che vado a prendere le mie cose che avevo lasciato in giro per poter uscire, vengo mitragliata da un militare che mi ha volato la mandibola e sparato sulle spalle. Quanti colpi?
4 spade mi hanno dato nel corpo. Non ho perso mai la coscienza, sono stata lì tanto tempo con un'anemia terribile. Poi l'ambulanza non arrivava mai perché era tutto bloccato. Un altro amico era morto dentro, un fotografo. Sono tanti desaparecidos che con il tempo che le hanno portato tutto all'Estadio Nazionale. Qualcuno non sono tornati più, sono torturati uomini e donne. È stata realmente una cosa terribile, terribile, terribile. In quel momento era anche difficoltoso e pericoloso farsi curare in quella circostanza. Sì, come ha fatto? A me l'ambulanza mi ha portato al pronto soccorso, una cosa così. E mi ha ricevuto un medico molto umano che mi ha detto: per favore non dica niente che la opero e va a andare tutto bene. Io le ho chiesto di non chiamare i miei genitori fin di non sapere se io ero morta o viva dopo l'intervento, perché avevo passato troppe ore senza questa parte del mio viso. E finalmente, finito l'intervento, abbiamo chiamato la mamma e mi hanno portato via subito, perché si stavano portando tutti i feriti dell'ospedale, i militari, e le facevano sparire, i desaparecidos. Quante operazioni ha dovuto fare? Sono 10 anni che ho vissuto, 10 anni sempre in intervento in diverso ospedale, clandestina. Il dolore fisico è passato, ma quello psicologico? Resta sempre in una parte del tuo cuore, il ricordo del dolore. Non tengo rabbia, perché la rabbia ti ammala, la rabbia ti indurisce e ti fa star male, non vive bene. Non tengo rabbia, la memoria esiste, perché quando mi guardo allo specchio la cicatrice c'è, e io avevo 21 anni. Nel suo intervento questa sera ha detto: la rabbia passa, la memoria resta. Sì, la memoria deve restare, la memoria deve restare, perché non vogliamo che mai più possa subire tante persone la scomparsa dei figli, dei familiari, di non trovare neanche il resto per poter seppellire. E la sofferenza che ho passato per 10 anni, il dolore di questo intervento, uscire dall'ospedale dopo l'intervento con tutto il dolore, salire su un autobus, arrivare a casa, cambiare casa, perché anche quello abbiamo dovuto fare, perché era in continua perquisizione. Secondo lei, perché tutti sono a conoscenza e ricordano l'11 settembre negli Stati Uniti e ancora oggi pochissime persone obiettivamente si ricordano dell'11 settembre cileno? Gli Stati Uniti ha grande interesse di far vedere, diciamo, di passare come la vittima di qualcosa, quando sono loro che hanno creato la caduta di tutti questi governi in America Latina. Allora per loro è anche, secondo me, un modo di fare propaganda, che loro sono gli eroi, la vittima di una situazione del terrorismo, perché per loro noi eravamo terroristi, perché volevamo una società più giusta.